Inella vi dà il benvenuto ad una nuova puntata di Che cosa ti passa per la testa? Ci sono davvero tanti piatti golosissimi oggi, ben trovati. Anche io sono già tra i fornelli perché oggi è una puntata speciale, un simpatico Halloween a tutti. Io ho già indossato doverosamente il mio cappello da streghetta. Io direi di aprire subito la puntata con i golosissimi tagliolini di Carmela. Eccoli qua, tagliolini con il salmone. Carmela ci fa sempre dei piatti semplici ma così carini ed eleganti, e devo dire che in questo periodo siete in tanti a mandarmi appunto l'idea di fare il tagliolino al salmone, anche perché è pronto solo in 3 minuti, cuoce davvero molto velocemente alla sfoglia sottile e si presta bene, ecco, con il salmone, magari anche con dei funghetti o con del tartufo. E mentre anche io mi do da fare, perché devo fare una dolce sorpresa ai miei maschietti, vi svelerò soltanto più tardi di cosa si tratta, andiamo a curiosare il piatto di Cinzia. Ma guardate che bello questo schiaffone al nero di seppia con tartufo e porcini. Allora, dovete sapere che Cinzia, appena abbiamo il tartufo, lei si catapulta direttamente al banco perché suo marito ne va matto, ed è stata molto simpatica perché ci ha postato anche la foto del marito mentre si rigusta, dicendogli appunto: non sai che cosa ti perdi. E mentre i minuti scorrono, altro che dolce sorpresa, dovrò fare un impiattamento davvero particolare ai miei ometti, che sono amanti del dolce e del salato, ma io devo dare spazio al doppio piatto di Mariangela, che è un affezionato, ci segue. Devo dire, Mariangela, dovrei postare un tuo piatto tutte le settimane perché ce ne mandi sempre tantissimi. Una doppia versione di orecchiette, un bel piatto dedica per la sua Giulia, le ha fatte semplicemente in bianco col burro e il parmigiano, invece quelle un po' più strong, con aglio, olio e peperoncino, per la sua dolce metà Michele. E devo dire che questa versione un po' strong, però senza verdure, con aglio, olio e peperoncino, questa mi mancava. Complimenti, Mariangela. E adesso arrivano gli gnocchi di Ilaria. Ilaria, dovete sapere che devo dire che lei ha un fascino particolare con i suoi bimbi, perché riesce a fargli mangiare anche le verdure, quindi prossimamente seguiteci, perché sicuramente ci posterà, se riesce a fare la foto prima che i bimbi mangino tutto, un bel piatto con le verdure. Ha conquistato la sua Beatrice semplicemente con degli gnocchi con pomodoro e basilico, e lei è contentissima davvero, mamma, me li ha postati. Però Ilaria, questa è una promessa, e aspetto anche il tuo capolavoro, perché insomma, trovare una mamma che fa mangiare le verdure ai bambini, cioè, questa, devo dire, è una vera sfida, eh. E mentre io devo ultimare doverosamente la mia dolce sorpresa per i miei maschietti, siamo in chiusura con il piatto di Laura, che ci ha davvero colpito moltissimo. Allora, partiamo dall'impiattamento: arrosto di gallina, quindi di carne bianca aromatizzata al limone. Guardate che spettacolo, quando Laura sfoggia questi piatti neri e scattano questi impiattamenti così belli ed eleganti. Laura, complimenti. E poi, che devo dire, la dedica: quando gli ho chiesto a chi vuoi dedicare questo tuo capolavoro, lei mi ha scritto: ma se non a chi, se non a voi. Cioè, sei stata gentilissima, cuore, baci baci anche da parte di Alessandro, lo sapete che la mia metà sta dietro la regia. E che dire, sei stata bella, carina, elegante, affettuosa, e complimenti Laura, bentornata in pista. E allora, io ci sono quasi, una dolce sorpresa. Insomma, chi ha visto la nuova puntata dal primo al secondo ha potuto vedere che avevo preparato i fiorellini con zucchero amaretti fritti come dolce, e siccome dopo le registrazioni ce li siamo pappati veramente, insomma, i miei ometti hanno detto: mamma, ce li rifai, Mattia, Luca, anche Alessandro, proprio per Halloween. E quindi non potete sentire il profumo. Zucche, amaretti fritti, sono davvero tanti quelli che ieri al banco mi hanno detto: Marinella, dopo che ho visto la puntata voglio provare a farli anch'io così. E bravi, e bravi, se no io cosa li faccio a fare, insomma. Allora, si friggono direttamente nell'olio senza sbollentarli, è la cosa che io vi dico appunto sempre, direttamente nell'olio bollente, e poi voilà, li potete, diciamo, servire con un filo di miele, con dello zucchero a velo o della glassa di cioccolato, o ancora meglio con delle scaglie di cioccolato. Guardate, sembra quasi una magia questo zucchero a velo, ed eccolo qua lo spettacolo: zucche amaretti fritti per i miei maschietti. Sapete cosa vi dico? Quasi quasi io però, cioè, ne devo provare uno. No, scusa, cioè, concedetemi, dopo tutta la puntata, dopo tutto il sacrificio, altro che dal mercato al palato, insomma, una vera bontà.
Baci baci, vi aspetto la prossima domenica, non mancate. Da provare, guardate che spettacolo. I see it's written in